importante che Papa Pig sappia sempre dove sono i suoi occhiali. Qualche volta capita che Papa Pig perda gli occhiali. Peppa, George, avete visto per caso gli occhiali di Papa Pig? Non riesce a trovarli da nessuna parte. No, io no, mamma. Peppa e George non sanno dove siano gli occhiali di Papa Pig. Oh, non ci voleva. Papa Pig non riesce a vedere nulla senza gli occhiali e questo lo rende molto nervoso. Senza gli occhiali, Papa Pig non riesce a leggere il giornale. Questo è assolutamente ridicolo. Non riesco a vedere proprio nulla. Qualcuno deve aver messo i miei occhiali da qualche parte. Non ti ricordi dove li hai messi l'ultima volta, Papa Pig? Quando non li indosso per leggere, li metto sempre in una tasca. Ma stavolta lì non ci sono. Papà, senti, possiamo aiutarti noi a cercare gli occhiali? È un'ottima idea, Peppa. Se riuscite a trovarli, Papa Pig non sarà più così nervoso. Io non sono affatto nervoso. Peppa e George vanno alla ricerca degli occhiali di Papa Pig. Peppa guarda sotto il giornale, ma gli occhiali di Papa Pig non ci sono. George guarda sopra il televisore, ma gli occhiali di Papa Pig non sono neanche lì. Guardiamo di sopra nella camera da letto di mamma e papà. Peppa e George vanno a cercare nella camera da letto dei genitori. George, mi raccomando, fai attenzione a non rompere niente. Non lo trovo affatto divertente. Peppa guarda sotto i cuscini, ma gli occhiali di Papa Pig non ci sono. George guarda nelle pantofole del papà, ma gli occhiali non sono neanche lì. Andiamo a guardare se sono nel bagno. Peppa e George vanno a guardare nel bagno. Gli occhiali non sono nella vasca. Gli occhiali non sono nel water. Oh. È troppo difficile trovarli. Peppa e George non riescono a trovare gli occhiali del papà da nessuna parte. Abbiamo guardato dappertutto, mamma, ma non siamo riusciti a trovare gli occhiali di papà. Oh, che seccatura. Adesso cosa possiamo fare? Immagino che dovrò imparare a fare a meno dei miei occhiali. Se mi muovo lentamente, non inciamperò nelle cose. Li ho trovati! Ho trovato gli occhiali! Papa Pig, sei stato seduto sopra gli occhiali tutto il tempo. Papà sciocchino! Non so proprio come siano finiti lì. Me lo sto chiedendo anch'io. Beh, forse sei un po' smemorato, Papa Pig, ma almeno ora hai smesso di essere così nervoso. Io non ero affatto nervoso prima.